Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io, la Vispa Teresa. Oggi faccio una ricettina velocissima ma molto gustosa. Faccio dei petti di pollo con gorgonzola e granella di pistacchio. Vediamo gli ingredienti. Abbiamo 4 petti di pollo, 120 g di gorgonzola dolce, ma potete usare anche quello piccante o anche quello col mascarpone, un po' di sale, un po' di olio extravergine d'oliva. Un bicchiere di vino bianco, qui abbiamo un mix di erba cipollina, pepe e rosmarino secco, una noce di burro, della granella di pistacchio e della semola rimacinata. E cominciamo! Passiamo i nostri petti di pollo sulla nostra semola rimacinata, perché così sarà un po' più croccantino la superficie. Dopodiché vi faccio vedere. Eccoci, adesso sto mettendo un filo di olio extravergine d'oliva, ho messo la noce di burro, facciamo che si sciolga bene, quando frizza metteremo i nostri petti di pollo. Nel frattempo sto facendo sciogliere a bagnomaria il nostro gorgonzola, vedete? Adesso vi faccio vedere, appena frizza il tutto vi faccio vedere. Eccoci, adesso frizza, noi mettiamo i nostri petti di pollo. Li facciamo rosolare da ambo i lati. Eccoci, mettiamo un pizzichino di sale e un pochino di spezie. Poi quando li giriamo facciamo la stessa cosa, però non mettiamo il sale perché poi c'è il formaggio che è parecchio salato. Intanto li facciamo rosolare. Qui si sta sciogliendo, vedete? E ci siamo. Altro un po'. Mettiamo il resto delle spezie, perché li ho già rigirati, e mettiamo il nostro vino bianco e lo lasciamo sfumare. Eccoci qua! Vedete, dopo 10 minuti sono pronti e andiamo a impiattare. Eccoci, ci versiamo sopra il nostro gorgonzola, così. Così, gli dà il sapore, buonissimi, provare per credere. Così, mettiamo la nostra granella di pistacchio sopra, così, e il piatto è pronto. Petti di pollo con gorgonzola. E pistacchio, granella di pistacchio della Vispa Teresa. Eccoli qua, guardate come sono belli. Vi ricordo che mi trovate sempre su YouTube. Scrivete petti di pollo con gorgonzola con granella di pistacchio della Vispa Teresa. Io adesso vi saluto, mi raccomando, mettete un like. Vi saluto, un bacio, alla prossima, ciao!